Per favore. Tutto bene, fai la domenica. Antonino! Ciao! 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 Oh, io voglio super! 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 Bravo, Max! Thanks.
che comprende i cani fino a circa 5-6 kg. Gruppo B che comprende i cani di media taglia, quindi più o meno fino ai 15 kg. E poi c'è il gruppo così è quello che meglio interpreta la dizione del bastardino. Sì. Stanno girando. Stanno girando ancora? Sì, ancora. Fermo. Dobbiamo essere distratti. Un po' di attenzione. Cerchiamo di non stare troppo vicini, di non ostacolare e tracciare in alcun modo il lavoro di questi cani. Buongiorno a tutti da parte della regione Sassolini di Milano. Oggi purtroppo siamo un po' distretti, ricominciamo alcuni cani, cane Axel e infine Vetrugno Tonio con Gaia. Poi abbiamo un cane civile, addestrato e preparato per la difesa della casa, dell'uomo e di qualsiasi fare un po' di obbedienza, di condotta al piede. Per cortesia, con gli altri cani cerchiamo di non entrare, non perché i cani siano feroci, non li attaccano, però alle volte non si può mai sapere. Come vi stavo dicendo, i cani adesso faranno un po' di obbedienza e teniamo a precisare che i cani lavorano per giocare, sono libero, in cui il cane si lascia posto dove è seduto e il proprietario si allontana dal cane. Il cane per un condizionamento che dopo avrà sia nel gioco resterà lì al suo posto. Certo fa un po' caldo, poverini, sono sull'asfalto caldo. Oh, perfetto. Sullo sterrato, sul prato o nei campi di addestramento. Qui è una situazione tutta nuova per loro, però i cani lo fanno con tranquillità. Ora ognuno dei conduttori si è allontanato dal cane. Fausto, conviene metterla a secco quella cagnetta. Bene. L'ho spiegato prima, purtroppo i cani non si esprimono bene in condotta, anche perché fa molto caldo sull'asfalto, poverini, soffriamo noi, pensate un po' loro, sono un po' condizionati da tutto il caldo, questo è l'esercizio del fus, il piede, la condotta al piede del cane. Come vedete i cani non vanno né tirati né fatti, ma lasciati col guinzaglio abbastanza libero. Si potrebbero lasciare anche senza guinzaglio, però non sappiamo qui tutti i cagnolini cosa andranno per giocare o per fare. Il cane si ferma nel momento in cui si ferma il conduttore, il cane si mette al fianco seduto e resterà lì finché il conduttore non gli darà il nuovo comando. Ma
Ecco, adesso i conduttori cambieranno il passo o lento di corsa come loro vorranno, al solo comando del FIS. Come vedete i cani loro lavorano solo per il gioco e qui purtroppo è impossibile fare delle dimostrazioni o con la pallina o qualsiasi cosa perché siamo in uno spazio ristretto. Fa caldo poverino, è bollente lì, lo so. Adesso ad uno alla volta giocheranno cane e conduttore. Teniamo a precisare che nella scuola i cani, come vi ho detto prima, lavorano per gioco. Loro si divertono così, giocando. Non viene dato nessun altro, già vedete il cane, al momento del sacchettino, il paglio che gli fa, lui chiede adesso sta chiedendo di giocare e farà degli esercizi giocando. Alto, è più là, sì, almeno stanno più lontani i cani. Deve essere macchiotti di più. Adesso il conduttore Nicolì col cane Boris giocherà. Questo è un esercizio di vigilanza, ora lo farà giocare, poi farà degli esercizi di seduto, del terra, il lascia. Ecco, questo è il comando dell'aus e il lascia. Il cane a te. Grazie. Tanto più affetto da te. Questo gli ha chiesto il comando di lasciare, ora gli chiederà il comando di andare al piede. Questo è il comando di terra. Ora si allontanerà. È un cane combattivo, piace molto giocare in combattività, quello che stava facendo Raffaello. Questo è un esercizio di vigilanza. Adesso gli ha chiesto al cane di prendere il sacchicciotto. Grazie Raffaello. Adesso entra il cane di razza Rottweiler, nome Axel, conduttore Pennacchia Raffaele, un cane giovane, appena 15 mesi, è avviato ad una buona carriera. Adesso gli chiede di abbaiare, di giocare al cane. Abbaglio a comando. Vede il cane, lui lo fa giocare in quelle condizioni, nel modo di mordere, fare, e poi gli chiede gli esercizi. Il cane li farà perché ha molta voglia di giocare. Sono stati condizionati nel gioco, gli esercizi li fanno tutti per gioco. E il cane resta seduto. Il conduttore si allontana, poi ritornerà nella posizione base, sempre a fianco del cane. Una bella carezza. L'esercizio di terra, il conduttore si allontana. Il cane resta sempre a terra finché il conduttore non gli darà
Il comando di andare da lui, può anche andare a prendersi un caffè al bar, il cane resterà sempre lì. Il cane si mette di fronte perché aspetta il suo condizionamento, un giocatore. Adesso gli ha chiesto modo di andare a piede e giocherà. Il cane gli chiede di giocare proprio, cioè è con l'abbaio. Normalmente l'abbaio a comando, i cani poi vengono condizionati, imparati, loro abbaiano chiedendo di giocare. Il loro modo di appaiare in un modo o nell'altro, un bel applauso. Questi signori vi posso assicurare che è un cane destinato a fare una grande carriera. È uno dei pastori che da molto tempo non se ne vedono, molto forte, forte nel vero senso della parola, però equilibratissimo con tutti. Lo lavora il nostro istruttore Antonino Salino, questo è un cane che andrà a fare tutti i campionati italiani e mondiali in giro per l'Italia e per il mondo, ha bisogno di, non che io non sia capace, però è un cane che ha delle caratteristiche molto forti, è difficile da mantenere, da fare, ma Giulio se la cava anche egregiamente. Vedete il cane con la testa rivolta verso il proprietario, condizionamenti nel guardare perché sa che lui da un momento all'altro giocherà. È condizionato da tatticciotto perché si gioca. All'attenzione tutta verso il proprietario. Comando di lasciare. Vedete il cane, la potenza che ha, vuole che i comandi duri. Mette salito di fronte e chiede che gli sia dato il suo giocattolo per poter giocare. E si gioca abbastanza bene. Un bel applauso per la sua Elia. Adesso simuleremo una prova di anticipo, antirapina, come si vuol dire, simuleremo, che qua siamo un po' di secchi ragazzi, così, con un cane preparato civile. Preparato civile non significa che non torna con tutti con cuore, però il pallone del padrone, il cane attacca immediatamente. Proprio in questo periodo, quando la gente se ne va in vacanza, non abbandonate i cani, soprattutto per coloro i quali pensassero che è sufficiente portarli all'Empa e lasciarli là perché tanto qualcuno ci pensa, vengono trovati sbranati perché lì nei paraggi se ne aggirampa, come purtroppo qualcuno. Abbandonate i cani, se ci sono dei problemi non c'è da non rivolgersi all'Empa, ci si può anche rivolgere. Ma se andava avanti sì. Di là è meglio, però se vai un po' più di là che vedi partire il cane, dei bambini. Ma in lasciate Tizi! Sicuro che non molla. Ora non vi avvicinate. Il box è tranquillo. Sto riprendendo Antonino. Ma anche più vicino. Oh!
Questo è un esercizio di immobilizzazione, nel momento in cui il figurante muove la manica il cane morde, adesso l'ha fatto lasciare però sempre immobilizzato, nel momento in cui muove qualcosa il cane morderà, questa è una minaccia, il cane è sempre lì, lascerà solo al comando del conduttore. Adesso ci sarà un tentativo di fuga da parte del figurante, il cane gli verrà lanciato sopra a distanza, scusate il tavolo signore. Tentativo di fuga purtroppo era ristretto perché erano queste le cose. Il cane immobilizza di nuovo il figurante, resta lì finché il conduttore non andrà al suo fianco, il cane resterà sempre in vigilanza verso il figurante, il tentativo di fuga e il cane verrà lanciato sul figurante. Benissimo, un applauso per il cane Boris. No, signore Rao farà qualcosa, però vi assicuro che nel campo Boris si fa dei lanciati di 5-6 metri, arriva con un impatto sulla manica in un modo tremendo. Qui è perché si scivola o qualcosa, allora ci sono un po' delle difficoltà. Sono preparati specificamente per mordere sulla manica, loro non vanno civilmente tranne il cane che abbiamo visto prima, che era preparato per la guardia personale. Un secondo e un primo posto, è un cane preparato, un cane di 3 anni e mezzo. Purtroppo i cani non eseguono il comando immediatamente per la confusione e per l'abbaio degli altri cani e via dicendo. Adesso ci sarà l'immobilizzazione al di fuori del reviere, vicino a delle persone normalmente, il cane immobilizzerà il figurante. Stando lì anche delle ore. Vedete che il cane non molla la sua presa finché non gli sarà dato il comando. È sempre di fronte al figurante, sempre di mobilizzazione. Nel momento in cui muove il braccio, il cane è abilitato a mordere. Bravo Fernando, un applauso a Fernando.